Gennaro Strader, nato a San Salvo il 14 ottobre del 1948, all'unanimità è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Subentra al presidente vicario Lido Legnini, chiamato a sostituire il dimissionario Mauro Angelucci. Diplomato presso l'Istituto Professionale di Stato a San Salvo nel 1975, Strader, al fine di incrementare la sua attività, costituisce la SM Sud SNC, con la quale inizia a realizzare come impresa impianti di distribuzione di gas metano, acquedotti ed edilizia industriale. Nel 1980 ha costituito la Metanizzazione Meridionale SRL, che alla fine degli anni 90 aveva acquisito e realizzato il pubblico servizio di distribuzione di gas metano in ben 42 comuni delle province di Chieti, Campobasso e di Isernia. Nel 2002 ha costituito la Metamer SRL, società attiva nel mercato elettrico e di gas. Nel 2001, in accordo con altri partner, ha costituito Abruzzo Energia SPA, dove ha ricoperto prima la carica di amministratore delegato e poi la carica di presidente. Inoltre Strever ha ricoperto la carica di presidente della Cassa Edile della provincia di Chieti, di presidente della sezione costruttore edili ANCE della provincia di Chieti, presidente regionale del ANCE Abruzzo. Un pochino sì, non ho mai gestito una cosa pubblica, tante aziende, tante società, ma mai una cosa pubblica, ma ci metto lo stesso impegno che ho messo alle mie aziende. Probabilmente non siamo stati capaci a reclamizzare nella maniera giusta il nostro territorio, che è meraviglioso. Cercheremo, nei limiti di quello che la Camera riesce a fare, a mettere in moto un volano anche per questo. Intanto rendere la Camera di Commercio Chieti Pescara unico strumento di lavoro, togliendo divisioni, risistemando le cose per creare un vero volano col personale, con tutto. Dobbiamo cercare di dare quelle idee e tutte quelle attività che possiamo fare affinché rendiamo il nostro territorio più attrattivo a livello turistico, a livello imprenditoriale, a livello industriale, a livello agricolo, che abbiamo delle eccellenze. Tutto ciò che si può fare in accordo con tutto l'intero Consiglio lo faremo.